Eccomi qua, la soluzione di uccidere tutti i cosi. Ora, non so quanto possa essermi d'aiuto, però lo faccio lo stesso. Ammazzati, stronzo. Vabbè, io lascio che carica qui l'energia. Già adesso fa 10 comunque, con l'aumento di livello è un buon passo avanti. Perché prima ne faceva solamente 8. O 9. Beh. Un altro e poi vado là. Devo uccidere sto pagliaccio e dovrebbe succedere qualcosa. Allora, la soluzione dice: mi raccomando, uccidili tutti. Non so se lo fa solamente perché mi raccomando, così fai esperienza. Merdoso. Muori. Dai, quanto tempo ci metto a morire? Che palle quando scappa. Guarda lì quanto è lontano. Vieni su! Oh, pagliaccio del ghiaccio! Non so, non ti piace. Eccolo lì. Muori! Vediamo. Si è aperto qua! Vaffanciuccio! Ok, spada. Aura benefica qui. Minchia. Lo voglio fare, ma sì, lo faccio. No. Salvo manualmente. Ero tentato, ma no, no, no. Mettiamo che dopo voglio fare delle missioni secondarie, cose così. Voglio essere bello libero. Oh. Marmo. Ma mi serve ancora questa roba. Questo qui che dice? Sotto una pietra gialla nascosta dal mondo dei spiriti della natura. Se li sveglierai, busseranno alla porta. Che porta? Vabbè, robot. Continua a farmi da traduttore. Google traduttore automatico. Oh, cazzo. Rimani giù. Ah, il robot è sospeso a mezz'aria, eh. Uff. Allora. Andiamo su. Vediamo un po' che ci aspetta in questo magico mondo della minchia. Allora, intrusi, allarme intrusi, che mosse sono queste? Elimina, ripeto, allarme intrusi, eliminare immediatamente. Io non so, ne non sapevo neanche che voce fare qui, perché... Ma che diavolo? Golem in arrivo, golem eliminare, intrusi eliminare, quanto tempo eliminare? Dani, non romperti! Non rompere! Urca! Oh! Mi ricordo un po' il boss di Zelda, Minish Cap, per qualche motivo. Sempre che muoio. Che merda di boss! Io non sono neanche a livello più alto del normale, perché io appunto sto usando... sto seguendo le stesse cose che mi ha dato la soluzione, gli stessi livelli. Qui dovrei essere tipo a livello 65-70, quindi non c'è dubbio che sono più forte del dovuto. Lara, stai bene? Per te è stato facile, ma il problema è che mi sono persa. Questo è Marshall. È stato per decenni tutto solo nella torre di Dime. Solo per decenni? È terribile. Somiglia al robot che abbiamo visto al vulcano sottomarino. Ai robot. Ciao, mi chiamo Lara, considerami una tua amica. Gira. Più amici, Lara amica, tanti amici, Marshall felice. Va bene, andiamo. Bene. Adesso ho tre o due alleati. Tu sei l'ombra di Julius. Urca. Sembra il tizio di Alundra. Sei riuscita ad aprire la torre di Dime. Allora, le dicerie sul sigillo che Cibba l'avrebbe a posto erano vere. Ehi, che succede? I sistemi di difesa della torre hanno vacillato dopo che hai sconfitto il golem.
Hai appena scavato la tua stessa tomba, senza nemmeno aver bisogno del mio aiuto. È stato così divertente guardarti mentre costruivi il tuo piccolo castello in aria fatto di sogni e speranze. Tu qui? Prendi questo! Al diavolo! Qui ci sbarazziamo degli ospiti indesiderati. Volete che vi lasci da soli per un po' prima di dare via alla fine del mondo? Sprofondate con la torre, voi vermi che avete osato sfidare un dio! Urca. Ah, dannazione! Salta. Dani! Lara, salta! Fallo ora! Non funzionerà, non posso farcela. Ce la puoi fare. Ti prenderò io, presto! Presto! Dani, non preoccuparti per me. Pensa solo a fermare Julius. Cosa? Ce la puoi fare? Non è troppo lontano, il posto sta per crollare. Aspetta, ho capito, vengo a prenderti. No, Dani, abbiamo detto che bisogna andare avanti, giusto? E allora vai, non voltarti indietro, vai! Marshall, lanciare. Lara, Dani, prende adesso al 3. Marshall, e tu come farai? Marshall, riuscire. Marshall, volare. Razzi posteriori. Marshall, lancia in aria Lara. Dani la prende. Pronti? 1, 2, 3. Pensavo di dover premere qualcosa. Grazie, Marshall. Dai, Marshall, muoviti! Adesso muore. Marshall, andare. Addio. Che intendi? Corri, Marshall, corri! Marshall, stessa cosa. Torre di Dime. Torre di Dime, cadere. Marshall, rotto. Marshall, lavorare solo in Torre di Dime. Di cosa parli? Nel senso che non funziona al di fuori. Marshall, non da solo. Andare con altri robot. Addio, Dani. Piacere averti incontrato. Addio, Lara. Ci rivedremo. Lara sì, eh. Dani invece è piacere. Ciao, ciao. Marshall. Marshall, no! Non c'è più niente da fare, è andato ormai. Grazie di tutto, Marshall. Marshall, non ti dimenticheremo mai. Urca. Boss finale. È ovvio, è sottinteso. Però io voglio provare una cosa prima. Adesso che c'è Julius. Ehi? Cosa succede? Wow, ecco il santuario. La foresta della vita, il tempio del mana. Grazie. Ok, ciao ciao robot. Nuovo personaggio Lara, non è che è proprio nuovo, eh. L'abbiamo usato sin dall'inizio del gioco. Però ok. Meglio lei del bardo, credo. Ok, io adesso salvo perché abbiamo fatto abbastanza cose. No. Ho sbagliato, sono sulla SRAM, qualunque cosa sia. A proposito, ditemi nei commenti che roba è la SRAM, perché non l'ho mica capito. Un attimo, eh. Ok, a livello di tempo ci siamo. Non posso andare indietro, non posso andare a destra o a sinistra. Allora, secondo me, sono così forte, o almeno uccido i boss così in fretta, perché ho equipaggiato l'anello Brownie del cazzo. Che appunto è una bestia. Quindi mi sa che mi conviene usare questo. Anche perché, dai, almeno contro il boss finale, se questi boss qui ultimi che ho fatto erano così merdosi, forse è anche colpa di questo, eh. Che porta grande. C'è stato tipo 20 personaggi.
No, 29, una decina sì però. Santuario del mana. Sì, vuoi pagare? No. Va bene così. La cosa cactus? No, grazie. Ah, io pensavo fossimo già contro... contro Julius, invece a quanto pare no. Togo uguale comunque, non è stato da Nero Brown niente, mi sa. Ho sbagliato tasto. Andiamo a prendere... Ho sbagliato tasto di nuovo! Andiamo a prendere questo coso. Rana di gomma. Ah, che belle rane di gomma proprio. Quando fai il bagno fanno... Andiamo su. O da qualche parte dobbiamo andare, eh. Vabbè, siamo proprio vicinissimi al boss finale. Proprio a un passo da, da Julius. Ma già morta, eh! Palle! Fai schifo! Almeno ti puoi guarire. Almeno quello, cazzo. Ok, Julius per me da qualche parte sta, eh. Andiamo qui. È un po' labirintico sto posto. Merda, si è suicidato. Ecco, già muore. Dove sei? Qui. Ma muori sempre, Lara, smettila di morire. Lo dico per te, che non deve essere piacevole. Sì, è un labirinto, devo andare tipo nelle direzioni giuste. Farlo finché non capisco qual è morta. In due secondi, però, così non si fa. Tipo, non so, devo andare di qua, facciamo. Andiamo su. Cazzo sono sti affari. Andiamo di qua. Cioè, non ci sto capendo un cazzo. Sempre nei stessi posti sto finendo. Andiamo giù. Ok, facciamo suscitare Lara, da che ci siamo. Vediamo un po' la solution, visto che è già aperta, cazzo. Tanto male usarla. Non voglio pregare. Andiamo. Dime Tower. Mana Sanctuary. Livello. E dice che dovrebbe essere almeno a 70. Qui c'è scritto così. Poi non lo so. Commenti di questo posto, l'eroe ringrazia l'eroina. Dopo questo, entra nella porta. Salva e curati nel... Salvare è già fatto automaticamente. E usa la casa calda che... Ah, sì. La casa Tus. E che lì, quando sei pronto, vai a nord della prossima area. Prendi la rana di gomma, poi vai a nord-est, che mi sa che è nord-est di qua. No, forse nord-ovest, cioè nord-est, boh. È già morta Lara, che palle. Sì, est è destra. Ora vai a nord-est, poi vai a... Vai a nord-ovest per approssimare nel screen. Qua, quindi, anche se credo che sia ovest e basta. Ok, ora che sei questa, vai al sud. Tipo qua. Se non fosse stato per la soluzione, col cazzo che l'avrei mai capito. Dovresti girare fino a che non trovi la cosa giusta, ma affanculo. Ah, mi sa che sono sbagliato però, eh. Andiamo a nord, quindi poi dobbiamo andare a nord-est. No, nord-ovest. Facciamo che vado a nord e basta, visto che nord-ovest non c'è un cazzo. Allora. Poi vai a nord-est. Ho fatto nord e basta. Puoi andare a nord-est. Qui sì. Qui si può. Credo. Da che sono andato a nord-est. E vai a sud.